Buongiorno cari amici dal vostro Mr. Sunny Bass. In questo breve video ci concentriamo sulla famigerata intro di A Night in Tunisia di Dizzy Gillespie. Queste poche note che sono l'introduzione di contrabbasso di questo fantastico brano. Vediamo quale è la migliore diteggiatura per questa intro. Allora, parliamo di questa intro A Night in Tunisia di Dizzy Gillespie. Un'introduzione impegnativa perché spesso il contrabbasso parte da solo, proprio completamente scoperto su questa introduzione, quindi è importante averla bene nelle mani. La diteggiatura che secondo me è l'ideale è tra la terza mezza posizione e la quarta posizione, ovvero la posizione che ci trova col primo dito, praticamente sul re bemolle in prima corda, la posizione che arriva al mi bemolle, cioè la posizione che come armonico di riferimento c'è il settimo tasto e suonato però col terzo dito. Quindi l'unica cosa da fare nel momento in cui dovete ad esempio partire con questa intro da soli è prima di iniziare centrare magari la posizione suonando così piano piano l'armonico del settimo tasto col terzo dito, in modo che avete il primo dito pronto sul mi bemolle e abbiamo quindi la prima battuta che è mi, si, mi bemolle, si bemolle, re bemolle, mi bemolle, re bemolle. È comodissima, fatta così. Mi, si, re, mi, re. Poi dopo abbiamo il si bemolle ancora in seconda corda e abbiamo il re io lo faccio vuoto, re vuoto. Durante questo re vuoto mi sposto in quarta posizione, quindi dalla terza mezza posizione alla quarta, la quarta posizione è un semitono più avanti, è la posizione che mi trova col primo dito sul settimo tasto stavolta, quindi gli armonici ce li avrò sotto il primo dito. Quindi dopo aver suonato questo re, Re, fa, la, si, la, re, il fa in terza corda, il la in seconda, il si naturale stavolta e quindi il la ancora. Per riprendere, perché si ripete più volte, questo riff, che non è solo l'introduzione, ma è poi anche tutto il riff che si tiene durante la, c'è questo fa di passaggio che faccio restando in quarta posizione, quindi con il 3, e torno indietro al mi bemolle, quindi torno in terza mezza posizione. Re vuoto, mi sposto, fa. Vedete che dopo un po' ci prendete la mano, diventa piuttosto facile e scorrevole con questa diteggiatura. Re vuoto, mi sposto, fa. Bisogna stare attenti un po' nelle prime note, studiare bene anche il passaggio con le dita, con la destra. Ruotare bene anche con la destra per raggiungere le note sincronizzandosi. E questa è quindi la diteggiatura che io vi consiglio per il riff, l'intro e il riff della A di A Night in Tunisia. Dal vostro Mr. Sunny Bass, grazie, alla prossima.